Buongiorno a tutti. La Presidente Spadali, per la Presidente di Restata, hanno dato le linee iniziali di questa nostra settimana, anzi più di una settimana di lavoro. Io entrerei subito nel merito delle questioni facendo un invito a tutti voi, che è quello di, come dire, rispetto alle vostre esigenze, che sono quelle di cercare di doppiare questa quota di esame per riprendere o per avviare la vostra professione, dovreste in qualche modo richiamarci un po' all'ordine se vedete che ci sono delle smagliature nel programma, questo programma non è del tutto attinente ai vostri bisogni, alle vostre esigenze, insomma richiamarci, ecco, pensare a questa settimana di incontro, confronto, studio e preparazione a quelli che sono l'esame, insomma, in maniera funzionale al fabbisogno di superarlo, al bisogno di mettersi alle spalle prima possibile. Dico questo per cominciare subito a fare una riflessione. Una parte fondamentale di questi esami si gioca su un terreno che è quello dello scritto, perché è lo scritto che ti darà modo di presentarti agli orali e anche agli stessi orali, cioè un'altra chiave, insomma, che servirà per aprire le porte di accesso a questa professione, che sarà la tesina. Quindi lo scritto si rivela come una prova, diciamo, dirimente, direi non solo per gli esami, anche per la nostra professione. Testo scritto, parlo di testo scritto anche per quanto riguarda le cronache dei nostri colleghi della televisione e della radio, sono impegnati a fare un testo scritto quindi è fondamentale. Il testo scritto parte da come dire, motivato da alcune necessità. Perché scriviamo dei testi? Perché stanno in piedi i giornali, perché abbiamo la necessità di trasformare dei fatti in notizia. Che cos'è la trasformazione di un fatto in notizia e quando un fatto era trasformato in notizia? Da tutte queste domande, che sono un po' teoriche, io risponderei con una banalità, se volete, ma insomma poi rende anche un po' l'idea. Tutto quello che noi scriviamo sui giornali, portiamo alla radio, trasmettiamo alle televisioni, mettiamo nei siti online, oggi deve rispondere, oggi, ma insomma quasi sempre è stato così, deve rispondere a delle caratteristiche che sono quelle della unicità di quell'evento, di quel fatto che andiamo a descrivere, della paradossalità, della eccezionalità, oppure della banalissima normalità che poi diventa a sua volta un fatto di cui parlare, su quale confrontarci, del quale discutere. Quindi possiamo dire che banalizzando, ma insomma il fatto che va trasformato in notizia è il fatto, l'episodio del quale normalmente si parla in un discorso disimpegnato dopo il pranzo, così raccontano le cose così banalmente. Quello è un fatto importante e ovviamente se ce n'è uno più importante di un altro, questo fatto viene scalzato. Io ad esempio ricordo che qualche giorno fa, proprio in concomitanza con i fatti di Charlie Hebdo, ho trovato una notizia che io, che mi occupo di sanità, ritengo fondamentale, ritengo importante, insomma, ritengo una di quelle notizie di cui se si è finito di mangiare, si discute dopo pranzo, una notizia di quelle che tengono a banco. È una signora di 84 anni con un rene colpito da un tumore, entra in sala operatoria e ne esce con l'asportazione del rene sano. Scopro questa notizia di fatto viene quasi oscurata dai fatti che cavalcano la scena dell'informazione e della comunicazione in quei giorni. Quindi, per dire che tutto è molto relativo, una notizia così di fronte alla scarsità di notizie avrebbe, come dire, riempito la prima pagina del nostro giornale, poi altri, perché insomma ce l'abbiamo avuta noi in esclusiva. In altri momenti, come quello
nel quale questa notizia è stata scovata, purtroppo non la fanno da padrone. Quindi c'è sempre un peso relativo nelle notizie, nelle cose che non scriviamo. Dire qual è una notizia, occorre tempo, occorre un'esperienza, occorre una sensibilità, e diciamo non è proprio il nostro obiettivo adesso. Noi dobbiamo, come dire, avere le tecniche giuste per saper trasformare un fatto che agli esami ci indicheranno con un'area tematica, con un tema, con una sintesi di agenzia, di giornali, in notizia. Quali sono le regole, diciamo, fondamentali? Adesso io le accenni facendo dei brevi cenni su un pezzo, però insomma su questo vorrei che ci si intrattenesse, insomma, lungo il corso di tutta la settimana, anche con riportando appunto le regole generali su un testo scritto e ricavando proprio queste regole generali dalle esercitazioni pratiche che faremo, dalle simulazioni della prova d'esame e quant'altro. Diciamo sostanzialmente però che di fronte a questa prova di esame io il consiglio che vi darei è quello, è un consiglio duplice, di mantenere da una parte una, come dire, il rigore della semplicità, della semplicità, cioè saper raccontare un fatto, una cosa che ci prende a raccontare con parole i più semplici possibili. Se c'è una parola di 5 lettere che esprime lo stesso significato di una di 12, scegliamo quella di 5, a meno che quella di 12 non abbia, come dire, non abbia un'accezione più comune, più ricorrente, che ci costringa a scegliere quella. La semplicità: soggetto, predicato, complemento. Ecco, se mettiamo dei punti facciamo bene, insomma. Il nostro testo scritto lo dobbiamo considerare come una grande pagnotta che deve mangiare tutta, non possiamo morderla tutta insieme, dobbiamo andare avanti step by step, come dicono gli inglesi, passo dopo passo. Oppure una scalata a un grande monte nel quale mettiamo dei ramponi, mettiamo dei picchetti, agganciamo dei ramponi e pian piano riusciamo a scalare. La semplicità e, se possibile, anche un po' di armonia. Il linguaggio giornalistico non è nient'altro, anche quello scritto, che il linguaggio che noi comunemente e correntemente parliamo, al contrario di molti altri linguaggi. Il linguaggio giornalistico serve a superare le separatezze linguistiche che esistono in questo paese, purtroppo ne sono tante. Noi in qualsiasi posto andiamoci ci accorgiamo che insomma c'è un gergo particolare. Nelle ferrovie dello Stato disimpegnano i vagoni ristoranti o obliterano i biglietti, o c'è altro materiale in sosta quando un gruppo di operai occupano un binario. Ecco, c'è un modo assai astruso, assai particolare di dire le cose, di raccontarle, spesso che mira proprio a creare delle separatezze tra gli addetti ai lavori e, uso un termine che non dovreste mai usare, gli utenti, diciamo i cittadini, per dire in maniera più semplice, i cittadini e gli utilizzatori di quei servizi, no? Questo accade anche per altre società di fornitura dei servizi, accade tra i medici che ti intimoriscono con un terrorismo linguistico che non ti fanno mai capire quello che hai, soprattutto quando scrivono le ricette, poi a queste loro astrusità linguistiche si aggiunge anche quella grafica. E insomma c'è un modo di creare delle separatezze, delle divisioni tra noi e i nostri interlocutori. Ecco, il nostro compito principale, attraverso la semplicità e se ci riusciamo l'armonia, è proprio quello di riportare questa vicinanza, di averlo proprio come obiettivo sistematico e di averlo sempre di fronte a noi, sia quando scriviamo e sia anche quando leggiamo, facendo due operazioni opposte che io vi consiglio di fare sin da adesso. Cioè, quando noi leggiamo un testo dobbiamo saperlo scrivere, nel senso che se leggiamo un fatto di cronaca
la Polizia di Stato di Caserta sta eseguendo 5 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate di associazione per delinque finalizzata al traffico di stupefacenti. Una cosa così, cioè, è quello che vuole mandare la Pagnotta tutta insieme, no? Abbiamo letto un testo che è molto assimilato a quello che dicevo prima. Cioè, si può dire una cosa spezzando di più, però ecco, nel momento in cui noi leggiamo il testo di questa agenzia, penso che sia stata distribuita, noi dobbiamo fare un ragionamento che è quello di dire: l'avrei scritta così? È questo il modo di scrivere secondo delle regole, non dico canoniche, ma che richiamino quella semplicità di cui dicevamo all'inizio, che riescano anche a modulare un po' di armonia in chi ci legge, un po' di appeal, di fascino delle cose che scriviamo. Ecco, se non è così, bisogna immediatamente cambiare strada. Ma cambiare strada come? Quali sono le regole fondamentali per arrivare ad una scrittura che consente di giungere al cuore, alla testa di chi ci legge? Perché questo è il nostro obiettivo. Arrivare alla testa e al cuore di chi ci legge, arrivarci con la ragione, argomentando le cose, arrivandoci anche con i sentimenti, con le emozioni, con la nostra sensibilità, che con i sentimenti e le emozioni, che come vedremo è un'altra cifra del saper scrivere. La sensibilità è quella che fa la differenza a parità di regole, a parità di movimenti, come dicevano già Paola e Silvia, è quella che fa la differenza tra un giornalista e un altro. È la sensibilità il valore aggiunto, è il modo, è la prospettiva, è la postura intellettuale con la quale noi riusciamo a cogliere un problema e a, come dire, servirlo ai nostri lettori, a differenza di un altro collega. È quello che fa tra un giornalista e l'altro il valore aggiunto. Però ci sono delle regole generali che in qualche modo possono valere per tutti, possono valere sia la radio, sia la televisione, sia sulla carta stampata. Poi ognuno ha, come dire, dei pesi e delle accentuazioni diverse. Domani Silvia Resta vi parlerà del linguaggio televisivo, avremo un'altra collega, Maria Vecchi, che vi dirà di quello radiofonico. Verrà qui il nostro collega Compi, che è il collega dell'ANSA, che è una delle fonti, diciamo, istituzionali, una delle fonti istituzionali di cui ci sentiamo, qui ce ne abbiamo alcune, e ognuna di queste ha una sua cifra particolare, però tutti questi linguaggi hanno una costante, cioè devono saper raccontare in maniera stringata, succinta, che cosa è successo. Che cosa è successo? E veniamo alle 5 doppie V del giornalismo anglosassone, per dedicarvi di cose di cui sapete perfettamente tutto: il chi, come, dove, il quando e il perché. Certo, raccontare un fatto significa raccontare in questi termini, descrivendone, ma bisogna però sapere che non sono termini irrelati, che stanno ognuno per proprio conto, e che ogni volta che ci si presenta una notizia noi dobbiamo riprodurre in maniera un po' scimmiottesca questa regola delle 5 doppie V. Se c'è, faccio degli esempi stupidi e banali, se c'è un omicidio ad esempio, è chiaro che va prediletto di chi, la vittima, il colpevole, chi è stato, poi verranno le altre domande. Ma se noi sempre su questo stesso omicidio ci torniamo anche il giorno dopo e scopriamo che l'autore di questo omicidio che abbiamo dato, che tutti i giornali hanno dato, non è quello perché aveva un alibi, è chiaro che invece che chi, il giorno dopo prevarrà un quando, perché l'alibi di questo era al bar alle 5:40 quando la signora del piano di sotto è stata uccisa. Pinco Pallo ha un alibi, eccetera eccetera. Ecco, cioè dipende dal tipo di notizia che noi dobbiamo dare, il taglio che avrà il nostro articolo, soprattutto nella sua parte iniziale, che è il lead, l'attacco, che era la parte, diciamo, che fa il 70% di un buon articolo. Adesso tenterò di spiegare perché. Quando noi scriviamo un pezzo, un articolo,
sempre con questa regola sulla quale non mi dilungo, se volete mi dilungo, vi interessa conoscere di più questa regola oppure possiamo... Allora, ci annulliamo un po' su questo. Ecco, io il consiglio che vi do per tenere ferma questa regola è un consiglio che ripeto da anni agli allievi, sfortunatamente sono capitati sotto. Il consiglio che do è questo qui. Voi dovreste, nell'attacco di un pezzo, nell'incipit, proprio nella parte iniziale, figurarvi mentalmente, ma ci dovreste proprio entrare con l'intelletto di questa simulazione che vi sto facendo, simulare una telefonata che fate dall'altra parte del mondo a un vostro carissimo amico al quale raccontate questa notizia, e questa telefonata avviene con pochissimo credito telefonico. Quindi questa necessità, questo fatto necessitato di avere pochissimo tempo a disposizione, insieme alla necessità però di dirgli tutto quello che è indispensabile che a lui arrivi dall'altra parte del mondo, è l'attacco del vostro pezzo. Allora voi non prendete la cornetta e fate immediatamente questa telefonata, ma, come dire, dentro di voi farete uno studio della gerarchia delle informazioni che somministrerete al vostro amico. Fare una gerarchia delle informazioni significa sapere qual è la notizia principale, cioè il fatto che deve arrivare per primo, poi sapere quella che principale non è ma è indispensabile, poi sapere quella che è fondamentale, quella che è importante, e poi via via, se vi rimane un po' di credito telefonico, raccontando tutto quello che c'è da raccontare. Il vostro articolo, il vostro testo, già dal momento degli esami, deve rispondere a questi campi generali. La telefonata fatta con poco credito telefonico, va bene? Un telegramma, però la telefonata è più bella, perché nella telefonata voi potete raccontare, potete dire, c'è un modo per cui raccontare questa storia, raccontare un fatto, raccontare un episodio e cercare di catturare anche l'attenzione del vostro interlocutore, che voi sapete essere abbastanza distratto. Cioè, se ci riuscite, lo mettete, è la cosiddetta esca nell'attacco del pezzo, è il cosiddetto appeal, è il cosiddetto elemento che in qualche modo attira l'attenzione e tiene l'attenzione sul testo, e praticamente è l'evocazione immaginifica, è l'evocazione di una metafora, è una metafora stessa, cioè è tutto quello che dà, come dire, appeal, che crea fascino al nostro testo, che comunque deve essere, ripeto, la prima cosa fondamentale, semplice e diretto, deve essere un colpo di frusta che arriva direttamente nella testa e nel cuore di chi ci sta leggendo. Abbiamo scritto il nostro lead, abbiamo dato il nostro incipit, abbiamo fatto il nostro attacco del pezzo. Come vedere se quell'attacco funziona o no? Con due criteri. Uno, quello della telefonata, che già vi ho detto. Scusate se insisto, ma questa cosa qua ha sempre, come dire, me la sono inventata, ma ha sempre funzionato bene, nel senso che se vedo che ci sono delle ridondanze, soprattutto nell'attacco, questo mi serve a toglierle. Un altro elemento fondamentale, ed è in questo senso anche un altro consiglio che vi do, è quello di rileggere il testo che voi avete scritto, usando un altro potente selettore, che è rappresentato dal fatto di quello che dicevo prima, cioè il linguaggio giornalistico, quando è un linguaggio che risponde effettivamente ad una grammatica giornalistica, è il linguaggio parlato correttamente e correntemente. Il linguaggio parlato correttamente e correntemente è il linguaggio del giornalista, cioè
raccontando questa cosa al telefono al vostro amico, voi la doveste raccontare in maniera corretta, ma anche in maniera corrente, cioè senza astrusità, senza orpelli, senza, come dire, avvitarvi su voi stessi, frasi anodine, frasi in cui ci vuole una scima per riportare a riva il concetto, in maniera molto semplice e molto chiara, magari correndo anche il rischio di una banalizzazione delle cose che stiamo dicendo, però, come dire, avendo come obiettivo questo, avendo come obiettivo la comprensione immediata di quanto noi scriviamo in quel momento da parte di chi ci legge, ci ascolta, ci vede e ci ascolta, va bene? Allora, leggere il testo con questa ottica, in questa luce può esserci d'aiuto. Se noi leggessimo questo testo, ad esempio, la Polizia di Stato di Caserta sta eseguendo circondinanze di custodia cautelare emesso dal CIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della DDA parte europea nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate di associazione del delitto finalizzata al traffico di stupefacenti. Voi non scrivereste una cosa del genere, perché normalmente non parlate così. Perché abbiamo detto che occorre, per arrivare a scalare una vetta, mettere dei ramponi, a distanza ravvicinata, quindi dei punti, e soprattutto cercare di sciogliere una cosa che può diventare complessa, in questo caso complessa non è, molto tediosa, perché è molto... affatica molto chi ci legge, pur essendo una notizia che dovrebbe essere appetibilissima a chi ci legge, e quindi scansiamo questa insidia per riportare, la trasformazione di un fatto, qual è quello di questo tratto che viene sgominato a Caserta e in cui ci sono 5 arresti, alla sua semplicità. La semplicità è anche sintesi, quindi basterebbe dire 5 persone arrestate, punto, è stato sgominato un traffico di droga, punto, accade a Caserta, cioè voglio dire, c'è un modo che anche banalmente è sicuramente più efficace, più sintetico e più appetibile di questo dei nostri colleghi della DN Cronos ci propongono in questo momento. Però loro non hanno l'obbligo che abbiamo noi, loro non devono arrivare al grande pubblico, la loro platea è una platea ristretta, è la platea appunto dei giornalisti, degli opinion maker che hanno le agenzie, ai quali fa testo anche una cosa scritta così. Noi non possiamo permetterci di acquisti flussi, noi abbiamo l'obbligo di trasformare anche un linguaggio così astruso, così pieno di ridondanze, eccetera, eccetera, in un linguaggio semplice, in un linguaggio... Come facciamo a scansare le insidie invece più ricorrenti, i bestiali, le grossolanità, gli sbaglioni? Ecco, anche qui ci sono tantissimi... Lo vedremo nel corso di questa nostra settimana, non voglio tagliarmi, penso di aver occupato anche più tempo di quello che era previsto. Però voglio dire, qui ad esempio l'unica cosa che non c'è è un errore frequentissimo che si usa nei giornali, no? Dice associazione per delitto, e lo dice bene, finalizzata al traffico di stupefacenti. Normalmente l'associazione per delinquere diventa un'associazione a delinquere. Ecco, evitare questi errori, che sono errori grossolani, possono, costarvi anche un frego blu sotto il vostro testo. Come ad esempio in questi giorni si sente ripetere spessissimo in televisione legato a fatti che una persona sarebbe in pericolo di vita, si dice spessissimo, cioè che rischia di campare, rischia di sopravvivere a se stessa questa persona, mentre invece è in pericolo di morte. Quando uno sta per morire si dice sta in pericolo di morte. Oppure la parola cadavere, quando viene usata in una forma aggettivata, no? L'uomo è stato trovato cadavere, l'uomo è stato trovato morto, il suo cadavere è stato trasportato nell'obitorio, cose di questo tipo.
oppure il no olofrastico, scusate questa parolaccia, olofrastico significa che racchiude in sé una frase che non si usa più, si dice anziani e non si dice anziani e no come correttamente dovrebbe essere scritto, no? Uomini e no, Diego Vittorini, stato forse il primo romanzo della Resistenza, dice uomini e no, no? Uomini e non, è una parola sbagliata, oppure si dice uomini e non uomini, invece c'è un no olofrastico proprio perché racchiude in sé tutta la frase che viene dopo, ma ormai sembra che a queste banalità non ci faccia più caso nessuno. Ad esempio potreste incappare in qualche personaggio che ama la lingua italiana e aborra le sue derive linguistiche che spesso diventano accezione corrente e comune, ma è un'accezione corrente e comune che può essere sbagliata, come per gli esempi che ti ho fatto ce ne sono tantissimi, poi bisogna stare attenti a come si scrivono alcune parole che hanno delle insidie, suspense, peluche, cose di questo tipo, sì, in cui insomma anche lì ci sono tantissimi errori, provate a pensarci, io non vi dico neanche la soluzione, ma suspense si scrive suspense con la S, non suspance o suspense o cose del genere. Peluche non si scrive peluche, si scrive peluche, con la I. Ecco, sono delle piccole insidie in cui agli esami, se voi non siete certi dell'uso di una parola, della scrittura di quella parola, non usatela, non usatela. Usate un'altra che è molto simile, è un sinonimo, e con quella andate a vedere. Io mi scuso se ho fatto dei brevi cenni su un verso, se mi sono dimenticato, avremo modo nel corso questa settimana di approfondire di più le cose che ci siamo detti attraverso le esercitazioni e le simulazioni di prova degli esami. Grazie a tutti. Grazie. Ci sono domande per Carlo? Quindi una domanda e una curiosità proprio piccola, marginale. Ci ha portato per mare e per monti, perché abbiamo recuperato una cima in mezzo al mare, poi sono andati tramponi su montagne. A me è rimasto una curiosità, ho detto, vediamo un po' se ci fa anche un esempio del chi come quando le cinque domande, e poi ha detto mettiamo anche un'esca. Ma veramente una curiosità, siccome mi piace gli esempi che fa, mi fa un esempio di quest'esca lì nell'incipit, se lei adesso le viene in mente, come la prese? Perché lei ha detto, evitiamo le ridondanze, evitiamo ciò che sì, è superfluo, cioè, però ci possiamo anche abbandonare. Non è che la mente che ce l'ha pronta per l'uso, dipende dalle cose che tu racconti, no? Dipende dalle cose che stai raccontando, il fatto che ti è di fronte. Ripeto, però, mettere un'esca, un elemento che abbia un suo appeal in un attacco di un pezzo, non è una cosa che arriva così, è una cosa che si accumula con l'esperienza, sì. Viene anche naturale tante volte, devi avere, come dire, il fatto davanti. L'esempio dell'agenzia che abbiamo letto, allora, nel caso della... Io vi consiglierei che se non vi viene spontanea questa cosa qua, se non viene naturale, se non... Cioè l'esca, ripeto, è l'evocazione di una metafora, il riferimento ad un fatto accaduto e che ha analogie con quello che stiamo descrivendo, con quello che descriviamo in quel momento. Non sempre si usa. Io vi consiglierei di usare un attacco canonico, cioè fatto proprio di chi, come, dove, quando, perché, a seconda, ripeto, del fatto che avete davanti. Poi se viene naturale, soprattutto in un fatto di nera, ci vuole tanta esperienza, ci vuole molta dimestichezza con l'uso delle parole. Direi che accontentiamoci di raccontare un fatto secondo le regole generali del mondo.